condivido con te questa riflessione estiva, una riflessione che ci porta a capire cos'è giusto, forse, che cosa è sbagliato, forse. E voglio lasciarti due domande per poter riflettere in questo periodo. Molte volte ci identifichiamo nella nostra identità, molte volte ci identifichiamo nelle nostre regole, ci identifichiamo nelle nostre convinzioni, molte altre volte cerchiamo di dare spazio a delle novità, eppure poi quando arriviamo a generare il cambiamento che desideriamo, ritorniamo nei nostri vecchi comportamenti, ritorniamo nei nostri vecchi schemi. E spesso sono schemi dove ci lamentiamo, schemi che fanno riflettere alcuni aspetti della nostra vita, che non ce la facciamo, non siamo idonei per quel tipo di lavoro, non siamo integri per quello che vogliamo realizzare e non abbiamo le competenze. Insomma, ci addossiamo un sacco di scuse, ma la domanda che voglio lasciarti è: cosa scegli? Cosa scegli? Scegli di stare nella lamentela? Scegli di stare con quelle stesse persone? Scegli di stare nello stesso lavoro? Scegli di stare nelle tue vecchie abitudini? E poi la seconda domanda è: quello che stai scegliendo ti sta elevando? Ti sta elevando a una coscienza superiore? Ti sta elevando a una consapevolezza differente rispetto a quello che pensavi prima? Sta elevando la tua anima? Sta elevando i tuoi pensieri? Quindi segna, sì, su un tuo taccuino, o se hai l'agenda che creiamo noi ogni anno, The Creative Planner. Tra l'altro stiamo creando già l'agenda 2025 con nuovi spunti, nuove idee di riflessione, ma il punto è questo: se non avviene il cambiamento che cerchi, se ripeti sempre gli stessi schemi, se hai sempre le stesse convinzioni e vedi che fai un passo in avanti e poi torni indietro, e probabilmente sei ancora legato a questi due aspetti. Il primo è riconsiderare le tue scelte, le scelte che fai dal primo momento che ti svegli al mattino. Anche scegliere di essere felice non è semplice. Scegliere di avere il sorriso per un tot di ore al giorno non è facile. Scegliere di seguire sempre quella via che ci porta l'unione e non la dispersione o il distaccamento o, peggio ancora, la rottura delle vecchie amicizie, delle vecchie conoscenze, e non troviamo magari una via di equilibrio, una via che ci permette di diventare negoziatori in base a quello che noi scegliamo. Quindi scegliere non vuol dire scelgo di distruggere tutto quello che ho fatto, perché la scelta nel distruggere qualcosa che ho fatto non è una cosa che ci eleva, a meno che c'è un'intenzione specifica, c'è uno studio dietro quella cosa ed è fatto volontariamente distruggere quella situazione. Ma se vogliamo fare dei progressi, se vogliamo alimentare la nostra capacità di integrarci all'interno della natura, all'interno di uno spazio completamente differente, dobbiamo fare delle scelte diverse da quelle che normalmente abbiamo sempre fatto. E allora scegliere vuol dire se stare o no con quella persona, oppure aver avuto una discussione, per modo di dire, aver avuto una discussione con una persona. Fatti quella domanda: scelgo di continuare a stare con quella persona? E se scelgo, qual è il tipo di comunicazione che voglio avere? E quella comunicazione mi porta a un livello superiore? Mi porta a un'espansione di coscienza, di consapevolezza? Perché alla fine, quando cerchiamo determinate risposte e non arrivano quelle informazioni che cerchiamo, è perché dobbiamo cambiare atteggiamento, cambiare pensieri e magari anche ascoltare qualche grillo di sottofondo e capire che cosa magari ci vuol comunicare. C'è una storia di un saggio che parte per andare a comunicare con una rondine che è depositata su una pianta, perché quella rondine in India viene considerata sacra. Allora questo saggio fa un sacco di chilometri per arrivare a questo nido di questa rondine, e gli chiede qual è il senso della vita, quali sono le cose che scegliamo per essere felici. E la prima volta non gli risponde la rondine. E allora il saggio, un po' restio, no, a richiedere ancora la stessa domanda, lei gli chiede: ma qual è il senso della vita?
E la rondine le risponde: il senso della vita è ritornare a quando avevi 3 anni e fare le cose che agli altri fanno bene e che a te fanno bene. E lui dice: sì, beh, ma questo lo sapevo fino a quando avevo 3 anni. E la rondine gli dice: un conto è saperlo, un conto è avere 80 anni e non farlo. Quindi ti invito in questo periodo estivo di ritornare in contatto con quel bambino di 3 anni e chiedere: che cosa vuoi? Che cosa ti rende felice? Che cosa ti fa felice? Anche perché sto realizzando una meditazione super potente in base a delle ricerche scientifiche che ho fatto in connessione con le nostre convinzioni, con la biologia, col DNA, col gene, con il meme che ritorna costantemente nella nostra mente, ma dobbiamo sapere che noi abbiamo già queste informazioni dal momento del concepimento. Quindi andrò a creare una meditazione che sarà per un breve periodo di tempo per le persone che sono iscritte a questo canale, e poi ovviamente, siccome è un lavoro molto profondo, ho bisogno che anche tu mi dia un sostegno, e ringrazio tutte quelle persone che si sono abbonate al mio canale. Quindi abbonandosi riceverai tantissimi argomenti e tantissime altre meditazioni che non sono ovviamente libere, ok? Anche perché partirà uno step successivo per tutte le persone che si sono abbonate, per andare a integrare dei percorsi nuovi e impattanti per la nostra vita. Quindi intanto fatti queste 2 domande. La prima domanda è: cosa scegli? E se scelgo quello che voglio scegliere, in quale fase di evoluzione mi sta portando? Io oggi ho scelto di sudare, ho scelto di togliere tossine, ho scelto di togliere pensieri inutili. Ci vediamo al prossimo video.